I 54 milioni di euro dirottati dall'Aquilano e destinati alle vasche di contenimento del fiume Pescara sembrano destinati a rendere edificabile la zona per il progetto di una nuova megastruttura cosiddetta Megalot 3. Il centrodestra in Consiglio regionale torna a denunciare la sottrazione di fondi destinati al risanamento idrogeologico della città dell'Aquila dopo l'alluvione del 2010 a favore delle vasche di contenimento del fiume Pescara. Un intervento, sottolinea l'opposizione in Consiglio regionale, che potrebbe essere realizzato con molti meno fondi e che quindi sembra celare un progetto di ben altra natura politica. Questi soldi erano destinati inizialmente alla famosa inondazione dell'Aquila che c'è stata nel 2010, la progettazione giacere. Vengono dirottate sul fiume Pescara con un'enormità di problematicità di fondi e di problematicità che a noi sembrano non risolte e dei danni che vengono apportati al sistema agricolo del sistema rurale di quel territorio. Nutriamo un forte dubbio, ma non riusciamo ad avere risposte. E poi alla fine, insomma, tutto questo viene fatto per arrivare a Megalo 3, un progetto che a noi, a Chieti, al nostro territorio, non è mai piaciuto, ma soprattutto riteniamo che la cementificazione del territorio stia producendo danni, perché non si spiega diversamente perché spendere 54 milioni quando si può realizzare qualcos'altro a molto minor costo e magari con intelligenza che magari vada a favore del sistema rurale che in questo momento ne ha veramente bisogno. La società aquilana dei concerti Bartelli, per l'edizione 2016 dei Cantieri dell'Immaginario, presenta Musica oltre le stelle. Un evento che unisce il mondo dell'astronomia e quello della musica all'interno delle sale del Munda, il Museo Nazionale d'Abruzzo Borgo Rivera, di fronte alla monumentale fontana delle 99 cannelle, per la serata di sabato 16 luglio con inizio alle ore 21. Un viaggio interplanetario con musica dal vivo, guidato dal professor Umberto Villante, docente ordinario dell'Università degli Studi dell'Aquila, nonché direttore dell'International School of Space Science. Il mondo dell'astronomia e quello della musica hanno profondi legami, dicono. Il percorso proposto dal professor Villante inizia dalla figura di Haskell, che fece fortuna in Inghilterra prima come compositore e poi come musicista, affermandosi come astronomo ed entrato nella storia della scienza per aver scoperto, fra l'altro, il pianeta Urano, diversi satelliti di Saturno e descritto la Via Lattea. Di qui il viaggio proseguirà inseguendo le sonde spaziali fino oltre il Sistema Solare. Il contrappunto musicale sarà realizzato dall'ensemble Gli Archi del Cherubino. L'ingresso è libero, ma data la particolare caratteristica del luogo museale dove si svolgerà l'evento, è obbligatoria la prenotazione. La nuova stagione alle porte per l'Aquila Calcio non dà tregua alla società. Dopo l'iscrizione al nuovo campionato di Serie D, accettata con riserva, la società seda gli animi fin troppo agitati dei tifosi, chiarendo l'iter amministrativo del passaggio dalla Lega Pro alla Lega Dilettanti. Dal punto di vista burocratico, si legge in una nota dell'Aquila Calcio, i termini e le condizioni stabiliti da entrambe le leghe presentano in alcuni casi delle contraddizioni. Ad oggi, si precisa, esiste un debito sportivo residuo rappresentato da emolumenti e oneri sociali riconducibili alla stagione appena conclusa. Questo debito è però inferiore anche della metà alla fideiussione depositata in Lega Pro. Si dovrà aspettare comunque lunedì prossimo, sottolinea la società, per la certificazione, quando saranno operate delle verifiche dagli incaricati della Lega direttamente nella sede della società. All'esito, una volta confermata la quantificazione, dovrà essere esibita un'ulteriore fideiussione a copertura totale del debito certificato a favore della Lega Nazionale Dilettanti, che andrà incredibilmente a sovrapporsi e duplicarsi per le medesime imputazioni a quella già esistente in Lega Pro. Si tratta, conclude la società, di una procedura articolata e a tappe obbligata, alla quale anche negli anni precedenti si sono dovuti adeguare e sottoporre le società retrocesse dalla Lega Pro.